Tutti web spettatori e benvenuti a questa nuova puntata di Open Market, Spazio Economia e Mercati, condotta da me Alfredo Pauciulo e che va in onda ogni 15 giorni su Liberi TV, la web TV Liberi TV. E anche stasera, come sempre, faremo il punto dei mercati finanziari. Alla luce degli eventi internazionali e nazionali, anche di politica e geopolitica, poiché rispetto alle nostre analisi, come già sa chi ci segue, è necessario tenere sempre presente che chiaramente i mercati si muovono sì sull'emotività, si muovono sì sulle variabili e le aspettative macroeconomiche, ma molto più spesso si muovono sugli andamenti delle situazioni geopolitiche e politiche nazionali e internazionali, perché i operatori, in base a quelle o a questo tipo di situazioni geopolitiche e politiche, stimano eventuali poi ripercussioni sull'aspetto economico e per cui cercano di anticipare in qualche modo le tendenze economiche. La situazione di fondo, come ben sa chi ci segue ormai da oltre un anno, resta più o meno la stessa, cioè una tendenza nei paesi occidentali, in particolare nei paesi europei e ancora di più in particolare nei paesi del sud Europa, per questo orientamento di politiche economiche portate al rigore, che alimentano la recessione all'interno di crisi già ormai pluriennali. E la novità da in questo nuovo anno è che l'entrata della Yellen al capo della Federal Reserve, benché all'inizio avesse fatto presagire un rallentamento delle quantità di easing messo in atto dal Federal Reserve tramite l'ex governatore Bernanke, in realtà poi questo paventato rallentamento non si è manifestato in tutta la sua forza. È stato sicuramente dichiarato ed è comunque ufficialmente la Yellen sta comprando qualche cosina in meno, tra virgolette, in termini di miliardi per quanto riguarda obbligazioni obbligazioni del governo americano e per quanto riguarda obbligazioni dei mutui subprime americani. Però questo mio acquisto è fatto però in sintonia comunque una tenuta più o meno dell'economia statunitense che più o meno rispetto all'Europa ha ripreso lentamente, comunque con dei segnali non ancora forti, un andamento più o meno crescente. È chiaro che questo andamento crescente non è tale da poter fare ancora pensare ad una fuoriuscita da una situazione critica di lungo periodo, perché molti problemi permangono e soprattutto il problema che per noi resta fondamentale, cioè quello della distribuzione del reddito all'interno dei vari paesi, è ancora fatto in modo che le fasce più alte drenano maggiori redditi, così come le imprese corporative multinazionali producono più profitti rispetto invece alle fasce di reddito più basse rispetto alle aziende di minori dimensioni. Questo chiaramente, se da una parte avvantaggia i mercati azionari dove sono quotate queste maggiori corporazioni, infatti abbiamo assistito ad un ulteriore rialzo nelle ultime 2 settimane, dall'altra parte però fa sì che la situazione economica generale, quindi spesso anche la situazione sociale, vada comunque lentamente, ulteriormente a deteriorarsi. In Europa poi questo si manifesta invece addirittura con una mancanza di crescita in alcuni paesi, come è stato per l'Italia sinora. Oggi l'Istat invece ci dice che per l'ultimo trimestre del 2013 abbiamo avuto, guarda un po', una grande dello 0,1%,
insomma, dopo due anni di discesa del PIL, uno 0,1, diciamo, vediamo un posto lumicino, godiamocelo, però in realtà ci sta lo 0,1 perché si veniva da questi due anni di rinvio di acquisti e dopodiché nell'ultimo trimestre del 2013 ci sono stati acquisti sostituiti da acquisti che non erano più procrastinabili. La tendenza di fondo comunque anche per questo nuovo scorcio dell'anno resta la stessa, più che altro perché le politiche economiche del governo ETA, che anche è giunto a termine per il governo a venire il presidente, e diciamo anche il governo Letta, così come il precedente governo Monti, entrambi governi del presidente della Repubblica Napolitano, due volte eletto, sono state politiche ancora di rigore, politiche di tassazione, politiche di riduzione della spesa, non inutile soprattutto, ma riduzione della spesa per assistenza che è utile, quella spesa assistenziale che poi in qualche modo viene erogata ai cittadini e che i cittadini poi andavano a consumare, quindi in qualche modo sostenevano in parte il PIL, in parte questa spesa veniva recuperata con un gettito superiore delle tasse. Invece no, invece si persegue ancora questa linea e ci auguriamo che, anche se non lo spero, anzi speriamo, ma ci auguriamo, ma non ci crediamo, che il prossimo Presidente del Consiglio incaricato da Napolitano, l'ennesimo quindi governo del Presidente, probabilmente, se queste sono state le linee dei due precedenti due governi del Presidente, probabilmente si continuerà su questa passatica di politica economica che è disastrosa per l'Italia. Perché seppure nel breve termine si riesce a ridurre in parte l'uscita per il debito pubblico per l'interesse del debito pubblico dovuto al grosso stock di debito che abbiamo, infatti è stata registrata dall'Istat anche della Banca d'Italia una riduzione del stock di debito pubblico di circa 20 miliardi nell'ultimo trimestre del 2016. È anche vero che però queste sono tendenze di breve periodo, cioè sono dati congiunturali, cioè sono dati di breve congiuntura, mentre la congiuntura di più lungo termine, la tendenza a più lungo termine resta di sottofondo la stessa. Cioè bisogna assolutamente, come diciamo ormai da mesi e forse già da oltre un anno, c'è bisogno di un'inversione di politica monetaria e di politica economica che vada verso una espansione e una detassazione. Una tassazione di tutti i redditi per quanto possibile e per quanto riguarda la spesa in questo momento, nonostante sia giusto spendere bene e non eccessivamente, ma in momenti di crisi come questi, quando non c'è difesa e quando c'è sfiducia tra i lavoratori, in particolare tra i consumatori, è necessario che invece un buon governo stia lì a stimolare questo, e gli stimoli avvengono solo con l'emissione di moneta, ma non di moneta nel sistema finanziario, ma nel sistema del consumo, nel sistema produttivo e con una spesa pubblica che va ad incentivare i consumi, anche perché questo, alimentando la crescita, porta a nuovi gettito fiscale ulteriore che poi quello può essere utilizzato per invece coprire la spesa che in eccesso si è fatta in momenti del genere. Ho visto un'altra novità da registrare, ovvero più che una novità è una conferma positiva per chi come me era scettico su Mario Draghi, invece Mr. Mario Draghi ci sta sempre di più meravigliando positivamente, perché sta mantenendo dritta la barra verso una sua linea di politica monetaria che si è data e che a nostro avviso è quantomeno un grosso tampone rispetto a queste politiche di rigore invece fatte dai singoli governi dell'Europa. Infatti il Mr. Mario Draghi ha confermato di voler proseguire su questa linea di leggera espansione monetaria, perché
per il regolamento della BCE lui non può muoversi come, negli stati, come il governatore della Banca degli Stati Uniti, ma che può fare, oltre ad aver acquistato titoli dei terzi maggiormente in difficoltà sullo stock del debito, ha comunque fatto sapere ai mercati nell'ultima conferenza del giovedì scorso che potrebbe mettere in atto ulteriori misure di espansione monetaria, e a quel punto toccandosi una solida delle sonore ramanzine da parte dei governanti tedeschi e di altri governanti del nord Europa, i quali addirittura lo accusano, come se fosse una colpa, di stare facendo, assorbendo un compito che non è della BCE, cioè quello di a tutti gli effetti fare la politica economica dell'Unione Europea. Ora sì, è vero che questo non è un compito politico della BCE, ma in Europa sembra che questo compito istituzionale non sia affidato a nessuno, se non alla Commissione, che poi è il quacervo e il luogo di concertazione degli interessi di tutti i singoli governi nazionali. Bene, io al posto di Mario Draghi, rispetto a questa indecisione, a questa litigiosità dei paesi europei nel coordinare le proprie politiche economiche, rispetto al fatto che i paesi del nord Europa che sono messi leggermente meglio, ma che potrebbero comunque seguire sorti meno felici, e i quali chiedono ulteriori politiche di rigore, impongono queste politiche di rigore ai paesi del sud Europa, è chiaro che una persona illuminata come Draghi, che ha una conoscenza tecnica, una conoscenza dell'economia molto profonda e anche della finanza, è chiaro che anche io, come lui, mi sarei comportato in questo modo, pur sapendo di poter suscitare delle reazioni del genere, perché a tutti gli effetti in questo momento non c'è una guida di politica economica in Europa, e a un certo punto un banchiere centrale, che è un ruolo politico che è nominato dalla politica, pur nella sua autonomia, pur nell'autonomia rispetto alla politica e non voler creare delle ingerenze, purtroppo si trova costretto dalle tra virgolette emergenze del mercato a prendere delle decisioni che di conseguenza poi per mancanza della politica diventano esse stesse delle decisioni politiche. E quindi bene che Mario Draghi continui su questo. Se questa linea riesce di Mario Draghi prosegue e magari può in qualche modo contribuire affinché si indebolisca la linea del rigore in Europa, e allora la speranza di terminare questa tendenza critica in Europa può diventare qualcosa di più concreto. Tutto questo chiaramente, come dicevamo, ha dei riflessi sui mercati finanziari. I mercati finanziari ormai sono da alcuni anni, nello specifico per l'Italia, proprio dalla prima dichiarazione che fece Mario Draghi nel senso di una possibilità di espansione monetaria della politica della BCE, quindi dal luglio del 2012, i mercati azionari sono sostanzialmente rialzati. In Italia, negli Stati Uniti, ormai da quando ci fu il primo annuncio di facilitazione quantitativa, invece di metodo quantitativo che si voglia, ma in effetti si tratta sostanzialmente di immissione di denaro che la Federal Reserve ha fatto sul mercato acquistando titoli del debito americano e titoli di debito derivati da mutui subprime. Bene, tutto questo chiaramente, questa liquidità erogata dalle banche centrali ha fatto sì che gli operatori che possono avere accesso a questo credito diretto dalla BCE, quindi soprattutto le istituzioni bancarie, le istituzioni finanziarie che hanno l'accesso diretto, hanno poco erogato questo credito verso le piccole e medie imprese e verso i consumatori, quantomeno non hanno aumentato la loro esposizione nei confronti di questi operatori, ma hanno soprattutto aumentato le loro posizioni in azioni e in titoli e
punti degli Stato che maggiormente diciamo ritenuti sicuri. Questo perché? Perché la visione di questi grossi operatori finanziari è che, rispetto a quanto dicevamo, in questa situazione di continua discesa del PIL, sostanzialmente però all'interno di questa discesa c'è una ridistribuzione verso l'alto, per cui poi le grandi imprese, nonostante la decrescita del PIL, si trovano comunque quantomeno a non perdere posizioni di utile, cioè nel senso a non diminuire i propri utili, o quantomeno a diminuire in maniera inferiore rispetto all'inizio del PIL, e invece in certi casi addirittura ad aumentare. Quindi questo comporta un aumento del prezzo delle azioni, anche perché nel frattempo, con tutta questa liquidità, i tassi sia a breve termine che a lungo termine si sono ulteriormente abbassati, per cui azioni di società che magari possono rendere in termini di utili staccati, dividendi staccati, anche un 3-4%, diventano molto appetibili rispetto al fatto che titoli di Stato o titoli di altra o composti bancari a breve e a lungo termine rendono ormai dall'1% a breve termine e il 4,5% a 10 anni. Rispetto a questo c'è un maggior appetito per il rischio, ma per il rischio verso le grosse dimensioni piuttosto che invece il rischio verso l'erogazione del credito al consumo, verso l'erogazione del credito alle piccole e medie imprese localizzate sul territorio, ma localizzate sul territorio nazionale. Quindi questa tendenza è destinata al momento, rispetto alle situazioni in essere, a continuare. Tentare il mercato azionario italiano, così come segnalavamo 2 settimane fa, aveva raggiunto già dei massimi intorno ai 19.700 punti e aveva cominciato una discesa come segnalavamo, questa discesa poteva portarsi fino ai 18.700-18.600 punti di indice FTSE MIB 40, dove passava una linea statistica di prezzo che demarcava la continuazione al rialzo del trend dei prezzi, per cui indicava a quel livello come un livello al di sotto del quale il trend, la condizione quindi degli operatori nella continuazione di questa tendenza sarebbe finita, per cui la tendenza di medio termine delle azioni, dei prezzi delle azioni sarebbe da quel momento in poi potuto andare verso il basso, quindi verso una discesa dei prezzi, e invece proprio rispetto poi soprattutto a queste conferme avute nella politica da voler fare da parte della Banca Centrale Europea, da parte di Mario Draghi, e anche rispetto a quanto ha deciso la Yellen, ma a quanto poi invece effettivamente ha fatto rispetto a ciò che ha pronunciato, gli operatori hanno capito che invece questa tendenza di espansione monetaria continuerà ancora di più negli anni e sarà ancora più massiccia qualora fosse necessario, allo stesso tempo continuando ad osservare che dal punto di vista di chi fa politica economica, i politici che fanno la politica economica, non si riesce ancora a trovare un accordo sulla linea da seguire che si prosegue bene o male su linee di rigore. Quindi lo scenario di fondo non cambia e per questo le tendenze di fondo del mercato azionario non stanno cambiando, anzi hanno ulteriore benzina, perché sanno che la BCE, la Fed e la Reserve sono pronte, qualora fosse necessario, a rimettere sempre ulteriore liquidità sul mercato, la quale liquidità porta ad abbassare ulteriormente i tassi, porta ad con le politiche accompagnate dalle politiche di rigore che portano alla distribuzione del reddito verso l'alto e verso soprattutto le società multinazionali, per cui l'investimento più interessante resta ancora l'azionario, anche se gli spazi di rialzo in questo momento diventano più ridotti. L'Italia, il FTSE MIB 40 oggi ha toccato i 20.000, è arrivato quasi ai 20.500 punti. Diciamo che attualmente, almeno nel breve periodo, ci aspettiamo un allungo fino al massimo 21.200 punti, da quel livello poi
possibile una fase di pausa, anche una fase magari di discesa dei prezzi, ma chiaramente sempre all'interno di questa tendenza di rialzo che indichiamo. Allo stesso tempo, questo stesso scenario, con questa nuova posizione di Mario Draghi e della Yellen, ha fatto sì che anche l'oro riuscisse ad uscire dalla fase di indecisione dei prezzi in cui si era, perché indicavamo infatti una fascia di oscillazione tra i 1180 e i 1280 dollari l'once, e che indicavamo come livelli cardine per laddove gli operatori avrebbero segnalato qual era il loro orientamento sul mercato, cioè quindi al di sotto di 1180 dollari l'once il trend al loro stile continuato, mentre al 1280 dollari l'once che sono stati rotti in settimana, con l'oro che si è portato ad un massimo relativo oggi attorno quasi ai 1220 dollari l'once, segnala invece il fatto che nonostante la domanda per l'oro in una situazione eccessiva, come per tutte le altre materie prime, si attesa in ribasso, rispetto al fatto che c'è maggiore attività sul mercato, non, i tassi sono a zero per quanto riguarda il mercato, inizia a diventare molto conveniente a fare acquisti sulle materie prime, soprattutto rispetto ai ribassi che si sono registrati negli ultimi due anni. Per cui, qui avviene che l'oro può raggiungere il nuovo massimo storico 1913 dollari l'once fatto registrare agosto 2011, ce ne passa, però siamo in una situazione in cui l'oro, stati quindi 1280 in settimana, potrebbe in prima battuta portarsi già la settimana prossima a un livello di 1330 dollari l'once, e da lì, magari così come il mercato azionario potrebbe portarsi attorno all'italiana, potrebbe portarsi attorno a 22. Da lì prende una pausa di riflessione, ma sempre una tendenza che attualmente, per quanto riguarda i mercati azionari, è rialzista in medio e lungo periodo, mentre per quanto riguarda l'oro, inizia ad essere rialzista di breve periodo. Porta, diciamo, assistenti per questi livelli di prezzo, il superamento degli stessi, di 1300 dollari l'uncia per l'oro e di 21,2 per il FTSE 40, potrebbe portare i prezzi dell'oro fino attorno ai 1430 dollari l'unità. E per quanto riguarda invece il FTSE MIB, da sotto 21,2 avremo lo step successivo di prezzo che potrebbe essere raggiunto attorno ai 22.500 punti di indice. Stessa situazione, così come sull'oro, sul mercato azionario italiano, l'abbiamo osservata, la indicavamo già anche due settimane fa, sull'indice principale delle azioni americane, lo Standard & Poor's 500, che in qualche modo è anche l'indice leader mondiale, e infatti i pezzi dello Standard & Poor's 500, dopo aver fatto stare minimo nel corso ribasso montano attorno ai 1100 sotto 1800 punti, e si ritrova con i punti dei prezzi che attualmente in chiusura di questa settimana stasera vericciano attorno a 1838 punti di indice, e il massimo, ricordiamo, che è stato fatto il mese scorso, a cavallo tra il mese scorso e questo mese, diciamo all'inizio di questo anno, ricordiamo che era 1850 punti di indice. La nostra ipotesi è che lo Standard & Poor's 500 vada a toccare di nuovo questi 1850 punti di indice, contestualmente ai 21,2 di FTSE MIB e ai 1330 di dollari l'uncia per l'oro. Dopodiché ci potrà essere questa pausa di riflessione dei prezzi, e che poi riprenderanno a salire, e quindi vedremo, a mio avviso, stante questa situazione geopolitica ancora in atto,
vedremo, dovremmo assistere ad un superamento dei prezzi dei 2850 punti di indice e avere un rialzo dei prezzi, almeno in prima rattura, con meno attendibilità statistica maggiore al 50%, quindi a nostro favore, dovremmo vedere i prezzi arrivare verso i 1900-1910 punti, che contestualmente ai livelli di prezzo di 1430 dollari l'oncia per l'oro e almeno ai 22, se non fosse anche più in alto per quanto riguarda l'indice FTSE MIB 40. In tutto questo scenario chiaramente abbiamo che il cross euro dollaro persegue più o meno un andamento simile. Infatti, dopo aver fatto registrare nel mese scorso il massimo 38,30, ha accompagnato la correzione dell'indice con un basso verso l'area 34,50, così come segnalavamo, anche quella essere area in cui al di sotto della quale gli operatori avrebbero visto un cambiamento di scenario e quindi si sarebbero posizionati diversamente rispetto allo scenario, e viceversa invece c'è stata una ripresa dei corsi perché ha portato oggi in chiusura, anzi siamo ancora in, chiuderà a mezzanotte il mercato, l'euro dollaro in questo momento quota 1,3695 dollari contro l'euro. Questo ci indica una prosecuzione al rialzo almeno in prima battuta fino a 1,3750 contro l'euro, che dovrebbe essere raggiunto contestualmente questi massimi relativi che, di breve che ci aspettiamo, da dove assisteremo a nostro avviso una fase di riflessione. Dopodiché dovrebbe riprendere al rialzo così tutti gli indici azionari come l'oro per andare a fare a quantomeno registrare un prezzo massimo fatto registrare nell'ultimo a dicembre, cioè attorno a 1,39 dollari, 1,3890-1,39 dollari contro un euro. A questi livelli che abbiamo indicato essere target massimi così dopo la fase di riflessione che potrebbe avvenire tra due settimane, a questi raggiunti quei livelli lì bisognerà osservare se il mercato ha la forza di superarli oppure no. Laddove ci dovesse essere forza di superare questi livelli, si aprono spazi interessanti di rialzo per i mercati azionari, spazi di rialzo interessanti per l'euro contro il dollaro e spazi di rialzo interessanti ulteriori per quanto riguarda l'oro e anche le altre materie prime. E in particolare tra le altre materie prime che stiamo seguendo nelle ultime puntate, c'è il WTI, cioè il petrolio quotato a Londra, che da un minimo fatto registrare a 91 dollari il barile si è portato man mano al livello attuale di 100 dollari al barile, che è uno già fatto registrare nell'ultimo semestre del 2013, super, a livello che se dovesse essere potrebbe portare i corsi del petrolio in prima battuta attorno ai 103,50 dollari al barile, e addirittura poi, qualora tutti i livelli di prezzo che abbiamo indicato massimi dovessero essere rotti al rialzo, e quindi ciò segnalerebbe un'aspettativa degli operatori per la continuazione di questo scenario, cioè ulteriori emissioni di liquidità, ma allo stesso tempo politiche di rigore che continuano, potremmo assistere a che continuano nell'indecisione politica, per cui non continuano in maniera fortemente marcata, ma in maniera lenta e quasi di lenta agonia. A quel punto potremmo assistere addirittura, a nostro avviso, a un rialzo del petrolio quotato a Londra fino ai 110 dollari al barile. Quindi dal livello di prezzo attuale c'è un potenziale di apprezzamento del 10%. Da questo punto di vista, anche per il petrolio vale lo stesso discorso che si faceva per l'oro. L'acquisto non avviene tanto per un'aspettativa di ripresa forte del ciclo economico, ma perché rispetto a tutta la situazione
complessiva detenere materia prima con dei tassi di interesse così bassi diventa molto conveniente e quindi diventa comunque un settore in cui il denaro, chi ha denaro fa domande di acquisti per sentirsi, diciamo, in qualche modo protetti rispetto a eventuali disordini politici che potrebbero invece comportare un'azione complessiva su tutte le valute rispetto ai beni reali. E come sempre abbiamo indicato anche negli scorsi mesi, sulle azioni in particolare sono da preferire le azioni di società quotate che hanno beni, che offrono beni e servizi a domanda rigida o comunque a domanda capziosa, cioè diciamo laddove la possibilità che i consumatori riducano di molto i consumi è molto bassa, perché parliamo o di generi di prima necessità oppure parliamo soddisfazione di bisogni che per quanto possono essere ridotti non possono essere completamente eliminati, quindi dal settore farmaceutico, dal settore a determinati settori alimentari di base, così come al settore energetico di distribuzione energetica e al settore di distribuzione dei servizi locali, quindi pensiamo ad alcune municipalizzate che ancora quotano a livelli più di prezzo rispetto agli utili abbastanza appetibili, così come alle grandi imprese multinazionali, tra cui anche in Italia, come Eni, Enel, e come sempre indichiamo poi da alcune puntate, da non sottovalutare il fatto che in situazioni critiche del genere, paradossalmente e controintuitivamente, può andare bene il mercato del gioco pubblico, e quindi un'attenzione anche a mettere in un paniere azionario, nel proprio carnet azionario, magari anche in piccola percentuale azioni di aziende che offrono servizi di gioco pubblico. In Italia è il caso della JTEC Ex Lottomatica, sul mercato inglese invece ce ne sono più di uno, in particolare Paddy Power, e quindi da questo punto di vista ben felici per i mercati finanziari, per chi detiene azioni. Purtroppo però per quanto riguarda il punto di vista sociale la situazione di fondo permane la stessa, e ci auguriamo solo che il prossimo presidente incaricato dal Presidente della Repubblica Napolitano abbia la lungimiranza, ormai quasi non ci crediamo più ma speriamo ancora nei miracoli, abbia la lungimiranza di andare a tavola con gli altri partner europei e con decisione dire che è il caso finalmente di cambiare questa politica di rigore e di ricominciare con una politica espansiva, soprattutto di spesa per le infrastrutture di questa Europa che sta diventando sempre di più oligarchica rispetto al progetto iniziale di un'Europa democratica, di un'Europa per i cittadini. E siamo arrivati abbondantemente oltre il tempo che ci è assegnato per questa puntata, e quindi a questo punto non mi resta che salutarvi augurandovi un buon fine settimana e un arrivederci a fra due settimane, e come sempre da me Alfredo Pauciulo e da tutta la redazione di Liberi TV, invitandovi come sempre, se volete, a scriverci in redazione per qualsiasi domanda inerente la trasmissione, e io mi prenderò di rispondere in trasmissione e, se necessario, anche magari di inviarvi un'email con un maggior dettaglio. A tutti buonasera da Alfredo Pauciulo e dal Britico.